vederla da lontano in certi pomeriggi estivi, quando la luce sfiora balze, torri, cupole maiolicate, mura di giallo tufo. Sessa Aurunca sembra una terra del mito, posta com'è tra il viola azzurro di monti lontani e lo sfolgorio dorato del Tirreno, mare omerico. Sessa Aurunca, una storia di quasi 3.000 anni, ricca di testimonianze ancora oggi straordinarie sul piano artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico. Entriamo tra le antiche mura dalla Porta Cappuccini. Edificata nel XV secolo e ricostruita nel 1750, essa è costituita da un arcone sostenuto da colonne sormontate da un timpano spezzato. Tra le testimonianze più maestose dell'architettura antica in Campania troviamo il Teatro Romano. Edificato in età augustea e oggi il fiore all'occhiello della città. Nel periodo estivo ospita numerose manifestazioni, in particolare spettacoli musicali e teatrali. Adiacente al teatro troviamo il criptoportico, databile al I secolo a.C. I corridoi sono divisi in due navate con volte a botte. Varie sono le iscrizioni sulle pareti che rievocano vicende di vita quotidiana. Proseguendo il cammino, incontriamo il Castello Ducale. Fu costruito dai Longobardi intorno al X secolo sul sito dell'antica area romana, ancora oggi visibile. Completamente restaurato tra il 2005 e il 2011, si può ammirare tra l'altro al suo interno il Museo Civico. Nel Museo Civico sono esposti reperti e statue rinvenuti negli scavi del Teatro Romano e restaurati. Degna di nota è la Matidia Minore. La particolarità della scultura è data dall'uso di marmi diversi. Da Piazza Castello si accede al Salone dei Quadri, dove sono custodite due tele di Luigi Toro risalenti al XIX secolo. Al centro della città, nei pressi del castello e della piazza centrale, troviamo la chiesa dell'Annunziata, che negli anni ha conservato la pianta rinascimentale a croce greca. La grandiosa facciata, divisa in due ordini, è sormontata all'estremità superiore da un timpano triangolare e due torri campanarie laterali con cupola a pagoda. Alle spalle del complesso svetta la cupola maiolicata.
Camminando nella città ci si imbatte anche nella Fontana dell'Ercole. Il gruppo marmoreo rappresentante Ercole che strozza un leone fu realizzato tra il 1824 e il 1825 dallo scultore casertano Angelo Solari per solennizzare il completamento dell'acquedotto pubblico che conduceva l'acqua in città. Suggestiva la visita delle stradine del centro storico, dove si possono facilmente incontrare tracce stratificate lasciate da una storia quasi trimillenaria. Nel quartiere medievale è possibile ammirare conventi, torri, colonne, epigrafi incastrate in un muro, palazzi nobiliari e portali durazzeschi o catalani. Tra le varie costruzioni, degno di nota è il Palazzo Vanvitelliano, che ora ospita il Convitto Nazionale intitolato al filosofo sessano Agostino Nifo. Uno dei monumenti più significativi del Medioevo meridionale è la Basilica Cattedrale, intitolata ai Santi Pietro e Paolo. Costruita tra il 1103 e il 1113, è un esempio di architettura romanica in cui sono armonicamente fusi influssi normanni, arabi, bizantini, cassinesi e pugliesi. Grande attenzione meritano all'interno le geometrie del mosaico pavimentale, restaurato nel 2010, e le decorazioni scultoree. Lambone, eretto tra il 1224 e il 1259, colpisce per la magnifica decorazione musiva policroma, le cui colonnine poggiano su quattro leoni e due leopardi marmorei, mentre i capitelli riproducono figure femminili, maschili e animali fantastici e sorreggono la cassa del pulpito costituita da lastre mosaicate. Prima del presbiterio c'è la cripta, il cui ambiente rettangolare corrisponde all'ambiente della basilica superiore. Di notevole rilievo sono le volte a crociera, le colonne, lo splendido pavimento maiolicato. Un'altra meraviglia da visitare è la chiesa San Giovanni a Piazza, risalente al XIV secolo e ora in veste barocca. La facciata si caratterizza per i suoi due campanili. In quello di sinistra è inserito un orologio, in quello di destra c'è il busto del sacerdote Marco Romano, benefattore della città. All'interno l'altare maggiore si presenta in marmi policromi. Nella parte sinistra c'è un altro altare che raccoglie l'affresco con San Giovanni e Santa Caterina di Alessandria. Altro monumento degno di nota è il sedile di San Matteo. La facciata in stile neogotico è occupata da un arcone che poggia su colonne. All'interno ci sono varie decorazioni e lungo le pareti un sedile in pietra che probabilmente serviva per le riunioni della nobiltà sessana. Rilevante anche il chiostro di San Domenico, edificato dai frati domenicani nel 1425, ristrutturato e ritornato in tutta la sua bellezza nel 2011 insieme agli affreschi riguardanti la vita del santo. Sul lato nord della piazza Tiberio si notano delle pareti in opera laterizia che lasciano immaginare la preesistenza di un edificio antico. Questi si sviluppava anche ad un livello inferiore. Il piano inferiore è costituito da due ambienti voltati, di cui il secondo ha tre absidi. Gli studiosi hanno identificato gli ambienti come un erarium, tesoro, e tabularium, archivio,
anche per la presenza di porte massicce e l'assenza di intonaco sulle pareti. Altro monumento degno di nota è la chiesa di San Carlo Borromeo. Dall'altare maggiore si accede alla cripta, ove un pavimento ben conservato raffigura una gran rosa dei venti. Sul lato sinistro la saletta funeraria con 12 nicchie. Qui erano legati i cadaveri lasciati a decomporre secondo la tecnica dello scolo. Grande importanza storica ha il Ponte Ronaco, costruito tra il I e il II secolo a.C. Era una via romana che collegava Sessa, Lappia e Sinuessa. È il più importante ponte romano che si conserva in Campania ed è costituito da 21 arcate con pilastri di 15 metri. Per gli amanti della buona cucina si possono gustare prodotti agricoli locali, vino e piatti tipici. Famosi sono i prodotti della terra, dagli ortaggi alla frutta, passando per il vino, il falerno e la falanghina. Le olive, dalle quali si ricava un olio molto gustoso. Inoltre, la zona è famosa per la produzione di mozzarella di bufala campana, che ha il marchio DOP, garanzia di qualità per il consumatore. Infine il pane, che richiama centinaia di acquirenti dai comuni limitrofi e non solo. Tra le manifestazioni, grande interesse suscita il Gran Torneo dei Quartieri. La vincente sfida tra i quartieri della città in gare tradizionali, con l'assegnazione del palio e il fastoso corteo storico con la partecipazione di musici, sbandieratori, trombonieri, arcieri e balestrieri. Tra le manifestazioni religiose hanno sicuro risalto quelle della Settimana Santa e in particolare le processioni del venerdì e del Sabato Santo.
suggestiva la processione dei misteri, gruppi di statue che rievocano la passione e morte di Gesù. Le statue sono portate a spalla dagli incappucciati con il classico passo ritmato della cunnulella, caratteristici i falò, le marce funebri e le note del miserere, una nenia che riporta ad un'epoca remota. Molto intensa emotivamente è la processione del sabato mattina. Donne vestite di nero, scalze, con pesanti candele tra le mani, pregano e soffrono mentre accompagnano i due misteri della deposizione di Gesù dalla croce e della pietà. Sola civitas plena populo. Dalla montagna ci spostiamo verso il mare. Al confine tra il Lazio e la Campania, vicino alla foce del Garigliano, si trova Baia Domizia. Qui dune di macchia mediterranea, spiaggia e mare si incontrano, creando un'atmosfera e un ambiente molto rilassanti. I dintorni offrono molti siti archeologici e testimonianze storiche delle civiltà passate. Baia Domizia, dove il sole e il mare sono di casa e la storia a due passi. Questo è il moderno centro turistico residenziale immerso nel verde di una splendida pineta che si allunga sulla incantevole costa del Mar Tirreno. Spiagge, montagne, città e vallate, un'oasi dove storia, natura, arte ed enogastronomia conquistano lo sguardo e appagano i sensi. Nove chilometri di spiaggia dorata, bellezze naturali e macchia mediterranea. Ed è proprio qui che scopriamo strutture alberghiere di qualità, capaci di ospitare migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Iniziamo con l'Auro Hotel, un angolo di paradiso immerso nella natura, situato direttamente sul mare con spiaggia privata. La meticolosa attenzione ai particolari, l'atmosfera sobria ed accogliente fanno dell'Auro Hotel un rifugio dove l'ospite può ritrovare se stesso e godere un soggiorno in completo relax. Costeggiamo verso sud il litorale e troviamo un hotel di charme, l'Hotel della Baia, un luogo di pace dove ritemprare corpo e anima passando per i piaceri del gusto. Davanti a noi solo mare e spiaggia, qui tutto è curato nei minimi dettagli per rendere il soggiorno degli ospiti un'esperienza indimenticabile. Proseguiamo.
proseguiamo ancora e immerso nel verde di una secolare pineta troviamo il Marina Club Hotel, luogo ideale per una bellissima vacanza ricca di fascino mediterraneo. La struttura, adagiata anch'essa sul mare, è ricca di giardini e offre agli ospiti svariati servizi. Nel centro di Baia Domizia, a soli 100 metri dal mare, troviamo l'Hotel Francisco. Una splendida struttura dotata di un grande giardino con gazebo attrezzato, ideale per trascorrere le ore più calde in assoluto relax. E di una spiaggia privata con vista su ampia parte del golfo e delle isole. Continuando il nostro viaggio, direttamente sul mare, è situato il complesso turistico Giulivo, costituito da un albergo 4 stelle e 35 residence immersi nella pineta, ville e bungalow. Anche questa struttura gode di una posizione invidiabile e offre molteplici servizi. Ancora nello splendido scenario del Golfo di Gaeta, in una lussureggiante oasi verde di una secolare pineta alla quale fanno da cornice i suggestivi monti Aurunci, troviamo il Domizia Palace Hotel. Direttamente sul mare e circondato da un giardino di palme e pini in cui è incastonata una grande piscina e un ampio solarium. Ambiente ideale per trascorrere un soggiorno in pieno relax. Continua il nostro viaggio tra le strutture alberghiere e a 100 metri dalla spiaggia troviamo il Park Hotel. Che con il suo parco e le sue piscine rende unica la vacanza su questa costa. Ci spostiamo verso sud, direttamente sul mare, nella fresca pineta mediterranea dove sorge il villaggio turistico Italy Village. Un'oasi immersa nel verde per una tranquilla e rilassante vacanza al contatto con la natura con servizi di ottima qualità. Infine, per chiudere nel migliore dei modi questo piccolo viaggio tra strutture ricettive, inserito nella splendida cornice del Golfo di Gaeta e all'interno del Parco Naturale del Garigliano, troviamo il villaggio camping Baia Domizia. Un ampio complesso di piscine per grandi e piccini, circondato da una cornice di palme e fiori. Per una vacanza all'aria aperta con le comodità di casa si possono trovare bungalow in legno, accoglienti maxi caravan e moderni appartamenti bilocali in muratura. In tutti questi hotel e villaggi è possibile praticare anche attività sportive e ricreative di ogni genere, dagli sport acquatici alla corsa, alla bicicletta, e alle semplici passeggiate sulla spiaggia o in pineta. Qui è possibile raggiungere in poco tempo tutti i maggiori attrattori della Campania,
Da ogni struttura ricettiva partono ogni giorno fantastiche escursioni per le zone limitrofe. I turisti sono guidati e coccolati da personale specializzato e seguiti con un servizio di assistenza continuo. E con le immagini di questo fantastico tramonto vi diamo appuntamento sulla costa del nostro Mediterraneo a Baia Domizia, dove il sole e il mare sono di casa e la storia a due passi.